campo non sta mai calmo, tutto al rovina. A tutto campo c'è tutto, tu tutto l'anno fai. Tutto campo non sta mai calmo, tutto al rovina. A tutto campo c'è tutto, tu tutto l'anno fai. Ritorniamo in campo con la Serie D, appuntamento del martedì dedicato alla categoria interregionale. Mi raccomando però, seguiteci anche stasera, 21:10, si parlerà di tutto quello che è successo nel weekend dilettantistico, tanti temi, tantissime giocate belle da commentare. Alle 21:10 con i nostri opinionisti, ospiti Pino Preto, presidente della Gemonese, Michele Pagliucco, allenatore della Profagagna. Dobbiamo guardare al prossimo turno perché domani si torna in campo con Serie D ed Eccellenza. Quindi davvero dobbiamo guardare un attimo indietro, ma già proiettati a domani, anche per quanto riguarda la Serie D e l'ospite di stasera. Stasera focus sul Chions, siamo con il direttore sportivo Simone Vido. Ciao Simone. Buonasera. Benvenuto nei nostri studi. Allora, dobbiamo, ho detto, guardare a domani, però prima analizziamo questo turno passato della Serie D. I primi due turni, soprattutto, ci dicono una cosa, che è dura, no? Ancora per tutti. È dura, ma insomma la Serie D la conosciamo e sappiamo che dura sempre, è dura dall'inizio fino alla fine. Ed è un campionato difficilissimo, quest'anno lo sappiamo ancora di più, con 20 squadre, quindi bisogna essere attrezzati, bisogna farsi trovare pronti fin dall'inizio. Due turni, dicevo, senza vittorie per le regionali. Come lo commentiamo questo dato? Ma io guardo a casa mia, naturalmente, in primis, no? Noi arriviamo in questi due turni dove la prima partita ci ha lasciato un po' di amaro in bocca, più che altro per il risultato, per come è maturata e anche magari per la prestazione che non è stata brillantissima, ma eravamo anche, fra virgolette, preparati a questo, perché comunque siamo una squadra completamente nuova e quindi con un'amalgama ancora da trovare, da costruire e da migliorare. Le altre compagini regionali, il Brian sicuramente la prima giornata ha fatto un buon punto, forse che gli è stato anche stretto, poi l'episodio finale l'hanno visto tutti. Il Challenge ha fatto un punto fuori casa, su un campo difficilissimo, domenica ahimè un po' i fantasmi del passato si sono rivisti o si sono così fatti risentire. È un peccato perché ho visto che aveva fatto un grandissimo primo tempo, è una squadra tosta, io l'ho vista a Portogruaro, sicuramente sarà una squadra, mi sembra che il vento sia un po' cambiato. Sì, c'è questa sensazione, mi fermo un attimo sul Charlie Smuzzane prima di arrivare a voi. Tra l'altro una giornata purtroppo rovinata, no? Sul finale, dispiace, era la giornata in cui abbiamo anche le immagini tutte in campo per presentare il settore giovanile. Sappiamo quanto il presidente Zanutta stia lavorando per creare una società di riferimento con un settore giovanile importante, e il settore giovanile ha avuto dei risultati l'anno scorso, ne vuole avere ancora, e la crescita passa da lì e passa anche dai risultati della prima squadra, che si sa si vorrebbe fosse una prima squadra da posizioni di medio-alta classifica perlomeno, no? Togliamo i proclami del passato, comunque il vento deve cambiare in quel senso, Simone. Il problema è i 2-2 bisogna tenerlo, non mi importa come, non mi importa qualsiasi valutazione, no? Cioè un 2-2 te lo devi, non puoi farti rimontare, beh, noi qua siamo a casa Udinese, benvengano le rimonte, no? Visto che c'è un primato in questi fresco da festeggiare grazie a una rimonta, ma le rimonte chi le subisce deve fare un'analisi profonda, credo, non posso pensare è solo un caso, come la vedi? No, non è solo un caso e purtroppo, ripeto, in questa categoria l'attenzione deve essere massima dal primo al fischio finale. E il Charlin si è incappato probabilmente così,
in un errore di leggerezza, non lo so come sia maturata questa sconfitta. Ma tu come l'hai vista Portogruaro? Qua dobbiamo parlare di, ovviamente, si dice frase fatta, ma bisogna anche capirlo, giusto? Tu mi dirai, io guardo a casa mia, ma solo dammi una tua impressione, perché si dice Zironelli fa giocare benissimo, grande primo tempo, lo hanno detto tutti, però insomma un po' la fase difensiva va registrata. Hai notato qualcosa? Allora, posso dire che a Portogruaro ho avuto anch'io questa sensazione. Allora, è ancora calcio d'agosto o dei primi di settembre, quindi sicuramente la condizione delle squadre non è ottimale, anche il Challenge è una squadra fisica e con giocatori che dovranno ancora assorbire i carichi di lavoro. A Portogruaro ha fatto un gran primo tempo, padrona del campo, con una squadra, ho visto una squadra con un'identità ben precisa, dettata dall'allenatore. Poi secondo tempo va detto che sono un po' calati, è venuto fuori il Portogruaro, ha pareggiato anche meritatamente e poi vabbè, la lotteria dei rigori ha premiato il Carlino. Non posso commentare la partita di Mestre perché non l'ho vista, un po' le immagini e un po' i commenti mi hanno parlato di un grandissimo primo tempo e questo si era visto. È chiaro che in questa categoria qua non basta un tempo, questo è un dato. Brian Lignano, che viene sconfitto, primo KO stagionale, l'Est è una squadra strutturata, no? Tu hai affrontato il Brian Lignano in Coppa, poi ha fatto bene col Canvinoale, ha provato a far bene con l'Ese, però ne è uscita una sconfitta meritata, al di là dell'episodio del rigore. L'ho già detto domenica, io dico solo, non si è visto un rigore evidente, si è riusciti a vedere un rigore, magari che c'era qualche dubbio. Però andiamo oltre. Che idea ti si è fatto del Brian Lignano? Allora, sicuramente il Brian vede un po' il Chions dell'anno scorso. Una squadra che ha tanto entusiasmo, che parte da un collettivo ben calcato dalla passata stagione, con un'identità già segnata, ha messo dentro dei giocatori giusti di categoria, ha preso forse uno dei migliori centrocampisti dal Chievo Verona, che è Kocic, ha preso Bevilacqua dietro, che comunque è un ragazzo che conosciamo bene, Paolucci lo conosceva altrettanto bene perché ci ha anche giocato insieme, ha preso dei giovani interessanti e quindi ha un'amalgama già distinta. Contro di noi in Coppa ho visto una squadra già pronta per il campionato, però si sa che ci vuole tanto in questo campionato e soprattutto il campionato è lungo. Il campionato è lungo e logora fisicamente e mentalmente, quindi bisognerà capire poi con il passare del tempo se la rosa, la squadra sarà all'altezza. Questo io non lo so, me lo auguro chiaramente per una nostra regionale. Sicuramente in questa prima fase qua per tutti non è facile giocare contro il Brian, non è facile giocare contro la Calvinoale, perché sono, ripeto, squadre che fanno più che altro dell'entusiasmo, l'arma vincente, l'arma di più caratura, insomma. Tu hai fatto la Serie D, il Chions, avete fatto insieme, vi siete salvati, poi c'è stata la retrocessione, adesso ci tornate. Un tema, io guardo Brian Lignano e il Chions, una cosa che ho detto in Coppa, però in Serie D serve forse ancora più struttura e fisicità. Sì o no? O sbaglio? No, non sbagli. Noi quest'anno abbiamo costruito una squadra, abbiamo cercato di costruirla con una fisicità importante, perché l'anno scorso in certi momenti e in certe fasi del campionato ci era venuta un po' a mancare, no? E poi che basti, non è che serve solo la fisicità, però sicuramente in questo girone qua, soprattutto nel girone C, è una componente importante, perché si trovano squadre veramente strutturate che a volte badano anche poco a far gioco e fanno proprio dell'arma fisica un qualcosa che possa essere vincente. Quindi Simone Vido, prima di parlare e approfondire il Chios, le prime due giornate dicono che le squadre regionali potrebbero rischiare di essere le squadre materasso della Serie D in questa stagione, o andiamo cauti con questo pessimismo? No, io non voglio essere pessimista, guai, e mi auguro che ognuna abbia un suo percorso
e che possa fare bene. È chiaro che penso che, parlo del Kions e parlo del Brian in primis, siano consapevoli del tipo di percorso che devono fare e siano anche pronte ad accettare questo. Il Carlino lo si toglie sempre, cioè no, il Carlino lo togliamo perché ci aspettiamo ovviamente sempre un qualcosa di più quest'anno. Però scusa Simone se ti interrompo, è vero, è giusto, ma io non bisogna dimenticare che il Charles Muzzane arriva in una retrocessione, e una retrocessione comunque sulle spalle, anche se è cambiato tutti, l'ambiente ce l'ha. Quindi anch'io lo voglio togliere il Charles Muzzane da questi ragionamenti, ma lo toglierò quando comincerà a fare determinate vittorie e percorsi che diranno ok, il passato, dal passato sei guarito. Posso dirlo? Sì, sì, è corretto. Dico, quest'anno sicuramente la scelta non è stata di esporsi, e sono anche loro consapevoli di dover ripartire da una retrocessione sul campo, quindi sono stati cauti, però mi sento anche di dire che hanno costruito comunque una squadra importante, penso per fare bene e per incominciare un percorso che li possa portare in qualche anno a stare ai vertici e poi magari anche a pensare a qualcosa di più, perché secondo me nelle categorie si arriva sempre attraverso un lavoro, attraverso un percorso che può anche durare qualche anno. Il percorso del Chios invece, un taglio con il percorso fatto con Barbieri, avete cambiato concetto, perché da Barbieri tornare a Mister Lenisa, che da voi ha fatto benissimo, ma è anche da dire che era fermo, è un segnale che si voleva cambiare, come possiamo dire, filosofia? Ma allora, partiamo da questo concetto. Noi insieme a Mister Barbieri, a termine della stagione, avevamo un po' capito che il percorso per entrambi era arrivato al termine e ci siamo lasciati così di comune accordo. E se valeva per il mister, valeva anche un po' per la rosa, dove qualcuno aveva fatto bene bene, aveva delle sirene importanti, qualcun altro magari per scelta voleva fare delle esperienze diverse, qualcun altro per scelta della società è stato invitato anche a cambiare squadra. Abbiamo pensato a una cosa, abbiamo pensato a mister Lenisa, alla sua forte motivazione di ritornare ad allenare, la sua forte motivazione anche di ritornare a Chions, perché comunque con il Chions aveva sempre mantenuto degli ottimi rapporti in questi anni qua, di amicizia e di stima, e quindi questo è stato un po' quello che ci ha portato ad arrivare a Mister Lenisa, la sua anche forte ambizione di voler tornare in categoria e dovendo cambiare radicalmente la rosa, abbiamo pensato anche ad un allenatore che conosceva già l'ambiente e che quindi poteva partire un attimo avvantaggiato rispetto a tanti altri che sarebbero dovuti arrivare qua, capire un po' tutto, eccetera, eccetera. Quindi già è difficile così perché abbiamo cambiato completamente la rosa, però insomma questo è stato un po' il nostro pensiero certo. Di società e di staff. Il gol dell'1-1 con la Luparense arriva di testa da uno nuovo, no? Giusto? Sì, è arrivato da un ragazzo portoghese, Niaga, Lane, e finalmente insomma è stato un po' anche una liberazione, perché abbiamo fatto una buona prestazione, saremmo venuti a casa un po' con l'amaro in bocca da Lupari, perché abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, una squadra che ha dimostrato una sua identità, una sua struttura, e quindi ci ha premiato il gol al 90esimo, tra l'altro in inferiorità numerica, e speriamo, ecco, possa essere un po' l'inizio di questa nuova avventura in Serie D, e di aver trovato così un po' di quadra all'interno della squadra. Sì, comunque il campo della Luparense è un campo difficile, eh? È un punto importante. Il Parense è un'ottima squadra, ha fatto un primo tempo importante
Però insomma ci ha lasciato così un sapore positivo il secondo tempo, perché li abbiamo messi alle corde, va anche detto che abbiamo creato poco e siamo stati premiati in una delle poche azioni anche di attacco che abbiamo fatto. Però insomma, ecco, la Luparense secondo tempo non ha mai passato il centrocampo nostro e quindi abbiamo imposto il gioco. E avevamo bisogno di questo segnale anche da parte dei ragazzi. Assolutamente. Domani in campo, no? Luparense, Brian Legnano affronta proprio la Luparense che avete sfidato voi sabato. Il Giannis Muzzane va in trasferta col Villa Valle e voi in casa domani pomeriggio alle 15 con il Bassano. Bassano, cioè, poi qua tutte le partite sono difficili, poi quest'anno è arrivato questo girone diverso, tutto da scoprire. È ovvio che insomma, domani servirebbe la continuità. Ma sì, la continuità servirebbe come il pane anche domani. È chiaro che affrontiamo una squadra che ha una storia importante, che ha un recente passato, no? Dove ha fatto un campionato ai vertici lo scorso anno, una piazza ambiziosa che vive di calcio e che arriva a Chions con 0 punti, quindi sicuramente non sarà facile, però noi dobbiamo andare in campo per fare 3 punti e per migliorare ancora, per dare un altro segnale così di crescita e di continuità e di amalgama. E pensiamo di giocarcela, poi sappiamo appunto, certo, che di là abbiamo un avversario tosto. Domani vengo a trovarvi, quindi appuntamento a proposito giovedì, visto che c'è il turno infrasettimanale, Serie D al pomeriggio, Eccellenza la sera, giovedì alle 19.30 vi facciamo vedere tutte le immagini di questo turno infrasettimanale. Parliamo della squadra Chions, vado anche su un tema, il tema portieri, perché? Perché ho visto delle belle parate del portiere del Cerri Smuzzane, ma anche qualche incertezza. Ho visto un sacco prontissimo, veramente. Ho visto che Chions è partito con Johan, poi è arrivato Burigana. Il tema portiere in Serie D è sempre un tema particolare, perché si sceglie il giovane, no? Io tante volte dico a chi deve salvarsi, magari darebbe più garanzia il vecchietto, oppure di trovarlo bello pronto. Voi mi fate capire, avete scelto insomma di intervenire insomma su questo ruolo, perché voi siete intervenuto sul mercato in queste settimane. Volevi ancora più sicurezza? Come la leggiamo questa vostra scelta? Allora, Piero Burigana si è allenato con noi l'anno scorso, anche l'anno prima, in attesa poi di trovare sistemazioni, e anche quest'anno a inizio della stagione ci aveva chiesto questo piacere, lui abita abbastanza vicino e per comodità veniva da noi. È chiaro che poi lo sappiamo chi è Burigana, perché è un portiere importante, e abbiamo avuto domenica la prima partita del campionato un infortunio di Johan, che starà fuori un mese e mezzo, un problema muscolare, e siamo intervenuti nel mercato cambiando il portiere, o meglio inserendo un portiere nuovo, perché comunque anche i portieri, i giovani, hanno bisogno di crescere, hanno bisogno di trovare anche stabilità, tranquillità, e noi avevamo notato che i due ragazzi che abbiamo in questo momento soffrono un po' questo, no? Si sentono un po', probabilmente la pressione del campionato fa sì che li metta un po' in difficoltà, quindi anche il Chions punterà sui portieri giovani, perché comunque è un'arma in più, ma abbiamo voluto così rafforzarci e avere una certezza di, chiamiamolo vecchio, perché comunque Burigana è un 2001, che dia solidità, che dia garanzia anche alla difesa nei momenti così, dove ancora magari c'è un po' di titubanza. Ripeto, partiamo da un concetto e da un collettivo completamente rinnovato, che ha bisogno di conoscersi e che ha bisogno anche di trovare certezze.
penso che avere un portiere che dà certezze sia importante. Però siete venuti anche sul giocatore in movimento, con qualche arrivo, Čikarević, no? In questa prima fase, in questo primo mesetto, avevamo notato un po' la mancanza, forse un po' di qualità sul reparto offensivo. Abbiamo avuto l'opportunità di avere Čikarević, che si è allenato con noi per qualche settimana, poi insomma l'abbiamo inserito all'interno del nostro organico perché ci dia una mano. Allora, per chiudere, andiamo verso il finale di questa trasmissione, mi dici la Luparese che cosa ti è piaciuto e dove invece vuoi di più? Luparese Chions mi è piaciuta la reazione nel secondo tempo della squadra, che ha dimostrato la squadra ha dimostrato di avere carattere e di avere anche delle buone individualità. È chiaro che nel reparto avanzato in questo momento stiamo ancora facendo fatica, quindi sicuramente dovremo migliorare. Ho visto anche l'anno scorso, no? Anche sì, se ha avuto Bogan che ha fatto bene, poi Valenta quando era in giornata sicuramente importante, però là davanti... Là davanti in Serie D non hai certezze da nessuno, né da chi costa, né da chi costa poco, né da chi ha fatto 50 o 10 gol. È chiaro che fare 10 gol in Serie D significa farne 35 in eccellenza probabilmente, perché le occasioni sono inferiori e quelle che ti capitano devi anche cercare di capitalizzarle. Assolutamente. Ecco, questo è. Anche perché poi si è andato a cercare anche degli attaccanti, provando a pescare da altri gironi, l'anno scorso hai provato Carella, quest'anno hai provato anche delle scommesse magari, se non mi sbaglio, anche la categoria inferiore, dall'eccellenza veneta, no? Sì. Perché bisogna provare, no? Io penso che una società come il Chions qualche scommessa la deve fare, sì, no? Sì, deve provare a vincerla e ci deve credere all'inizio, ci deve credere sempre. Lo dico per tutti perché è importante avere anche la motivazione di questi ragazzi che si affacciano magari ad un campionato diverso e che vogliono dare qualcosa di importante. Bogan alla fine è stata comunque una scommessa, no? Il percorso che avete fatto con lui al netto delle sue capacità, della sua bravura, ed è stata una scommessa vinta. Spero ancora riesca a stare bene in categoria, perché come hai detto tu non importa, non ci sono, il numero dei gol va quantificato la categoria, è quello che dai ad una squadra in partita. L'ultima battuta te la devo fare però e poi ci salutiamo, però perché De Anna, no? Non più, che è un giocatore che mi piaceva tantissimo. Ma Marco, al di là che in questo momento è infortunato, ha un problema, sì, è vero. E ne avrà per qualche mese ancora, anche lui ha fatto un anno importante, probabilmente era anche allettato da fare esperienze diverse, come è capitato anche per altri ragazzi, quindi noi abbiamo sempre bisogno di ragazzi che abbiano il massimo della motivazione, quindi la giustifico così, poi non si sa mai cosa può capitare. Infatti, speriamo tanto si riprende, guarisca bene dal problema che ha avuto fisico. Simone, noi torniamo alle 21 in onda con Terzo Tempo, il nostro nuovo format che chiude le sue puntate con delle storie. E ho fatto intanto per partire questo mini ciclo dei racconti delle vittorie dei campionati, perché tu lo sai meglio di altri, da qualche anno Tutto Campo ha questa formula dei documentari e stasera rivediamo un pezzo, una parte del documentario del Chions che ci ricorda come avete vinto il campionato di eccellenza. Quindi tu che lo hai visto, insomma, una bella visione, no? Bello, sì. Quindi Simone, stasera dagli un occhio a Terzo Tempo. Grazie a Simone Vido, grazie, ci vediamo domani turno di campionato con la Serie D, Chions Bassano, Brian Legnano Luparense e Villa Valle Cerismuzzano, poi giovedì tutte le immagini a quest'ora. Grazie per averci seguito, buona serata e a più tardi con Terzo Tempo. Tutto campo non sta mai calmo, tutto altro via. A
tutto campo c'è tutto, tutto l'anno fai. Oh.